Quindi martedì per noi, sì, praticamente martedì. Ha una modalità storia per caso del cielo come T-Boy. Ha la sua storia, però non ha una modalità storia, cioè è un roguelike, quindi quando muori ricominci sempre dall'inizio. Dove sono nato? A Urbino sono nato. Ma cosa facciamo? Partiamo? Cosa ne dite? Eh? Partiamo? Porca miseria, il muro dietro, lo scartavetro. Ma che Isaac meglio di Dead Sea, ma che diga? Guarda, non è vero, sono entrambi molto bellissimi. Se iniziasse anche lei The Wolf Among Us, ma lo fa già la Robby, non è... Non è. Sulla pagina Instagram ufficiale di Marvel spoilerano tutto. Ah sì? Beh. E allora, io la metto l'interazione con la chat su Dead Cell. Però non sono sicuro funzioni, perché prima l'ho provata un attimo e non compariva niente, anche se non ero, cioè non so se funziona solo quando sei in live, che è probabile, però di solito dovrebbe fare anche no. Quindi adesso vediamo. Non so se sono più la forza di morale che quella di mia madre. Beh. Allora. Vediamo un po' se si vede già. Non si vede già. Fate... No, si vede invece. Vedi che culo. Che culo. Porca miseria. Allora. Con un controller. Ma noi siamo con un controller. Streaming abilitato. Però non cambia niente. Resti del consenso delle rune. Facciamo continuo. Grazie, Simitz, comunque. Allora. Altro show. Adesso ci sono anche le skin su Dead Cell. Ho la skin di uno dei boss, praticamente. Allora, io adesso, come ben sapete, mi infilerò nell'accomodatura, eh. Datemi un attimo di tempo. Ai. Ai. Ah, Zelai. La comodità prima di tutto, eh. Che armi hai potenziato di più? In che senso che armi ho potenziato di più? Dipende dal, cioè, le mie armi preferite. La comunità è indispensabile, sì, per una partita efficace. Però vedete, cioè mi pare se per la modalità streaming dovesse apparire qualcosa. E invece non sta apparendo niente. Tra l'altro, mi sa che posso fare questo. E qua c'è un segreto lì sopra, che però non riesco a raggiungere. Quindi adesso magari mi aiutate, se qualcuno lo sa, come faccio ad andare qua? Vedete, qua posso andare qui, però non riesco perché mi ritorno indietro. Quindi non so cosa fare. Effettivamente non sta andando, infatti però l'ho attivata, cioè i parametri ho controllato anche prima che fosse collegato tutto giusto. No, i vestiti non danno bonus, sono solo estetica. Però vabbè, in caso facciamo senza chat, non importa. E te, io voglio andare a prendere quello, ma mi torna indietro. Io devo potenziare il rampino. Non è un rampino, sì, non è un rampino. È letteralmente il mio corpo che si stacca dal corpo. È praticamente il vero me stesso che si stacca dal corpo. Prova ad andarci sopra mentre sei in alto. Dici da qua non ci si arriva lo stesso. Niente. Non è vero, le Gabri. Non so. Ma andiamo avanti, andiamo. Tra l'altro qui posso mettere anche
la cellula boss che mi aumenta la difficoltà e mi aumenta la difficoltà sostanzialmente. Però adesso lo vorrei fare ancora così. E da sotto salendo il gradone. E da sotto salendo il gradone non posso qua. Cioè non rimane attaccata in verticale. Metti la caudina in alto a destra. Effettivamente sì, perché tanto in alto a destra non c'è una gran favazza di niente. Grazie, Marco. Allora lo tolgo da qui e lo metto su a destra. Voilà. Cosa dovresti riuscire ad attaccarti saltando al lato destro? Se dici di qua, no, non si riesce. Se dici di qua, non si riesce. Vabbè, andiamo avanti. Che drop del fallo, neanche troppo in realtà. Vi faccio vedere anche le skin. Le skin sono qua. Dal signor Fabbro con la faccia a puntini. E abbiamo questa. Completo dal primo cavaliere. Completo temporale classico che ha le tette. Completo classico da congiunti Victus. Completo classico da custode. Completo dorato. E questo è il completo classico base proprio. Quale mettiamo? Teniamo quello da primo cavaliere? Oggi sono stacanovista, sapevo che volevate le minne, guarda. Congiuntivite, quello con le tette, chiaro, guarda. Il congiuntivictus è il congiuntivito è un boss che è un occhio. E il primo cavaliere è figo. Però di con le tette, dai, facciamo con le tette oggi. Guarda, guarda che c'ho proprio le pere che si vedono. Andiamo. Aspetta, allora adesso c'ho anche lo specchio qui che mi dice che devo uccidere questi. Questi qui non mi ricordo neanche dove fallo sono. E allora, altro, fammi vedere una cosa per curiosità. Integrazione streaming. Auto account collegato, i termosifoni comunque. Quindi vabbè. Finestra di vuoto sulla destra. Finestre di voto saranno sulla sinistra se disattivate. Voglio una fava. Sono quando inizierai un nuovo gioco. Nel senso proprio una nuova partita da capo? Cioè non che se io vado qua e mi suicido. Tanto ho preso lo scudo e adesso faccio il pro. Niente, non l'ho fatto. Adesso sono morto, voglio vedere. Ho i suoni carini a portata di mano, sì. Però non credo servano qua. Ce li ho qui, sulla mia destra. Vedete, questo sono io che prendo possesso di un corpo. No, non è dopo aver chiuso e riaperto il gioco, devo riattivare la modalità Twitch. Grazie, Skifalteruft. No, credo a questo punto credo sia proprio riniziare una partita da. Cioè, riniziare proprio il gioco da capo, solo che non avrei più niente di sbloccato. Allora a questo punto giochiamo così. Ma lo stocco, ma che schifo! Fa cagare lo stocco, amici. Aspetta che passo un pochino così mi vedete un po' meglio. Vabbè, questo ci abbiamo, con questo giochiamo. Che ci dobbiamo fare. Tra l'altro lo stocco è un'arma che ho preso nuova che fa più danno dopo una scivolata. Però qui c'è il guanto Hayabusa che mi piace. Il guanto Hayabusa infligge colpi critici nel cui
Ah, la vittima quando ha meno 40 di vita, meno 40% di vita. Praskin tessuta, sì. E qua non c'era una fava. Mamma mia, siamo fortissimi, tieni. Era bello Captain Chicken, lo so che era bello. Infatti è un peccato, solo che... Boh, non ha senso perché... Ah, anche io ho due slot salvataggio. Che uno era quello dove... L'altra volta che l'avevo fatto era quello dove... Avevo fatto la mod del Twitch. Solo anche rimettendo quello slot salvataggio non si... Cioè bisogna ri proprio riniziarla da capo di nuovo, che non ha senso. Tra l'altro qua ci sono le candeline blu, che le candeline blu indicano la lore. Zona segreta scoperta, vedi, vedi? Qui dicono un tunnel. Questo tunnel è stato ripulito in maniera molto approssimativa, non sembra particolarmente stabile. Eh no. C'è un sacco di tela. Una vecchia sacca impolverata, abbandonata qui da qualcuno molto tempo fa. Una baguette ci abbiamo trovato dentro. Ah, non ci serve. Questo buco nella parete è molto piccolo. Ci passerebbe solo un bambino. Bah. Se l'ordine è nostro. Bravi. Tutti, complimenti. Un applauso, per favore, a Phoenix. Un grande applauso. Indica che c'è roba che, con cui si può interagire, in quel senso che c'è l'oro. Allora, qua c'è il negozio, abbiamo 12.000. Andiamo. Ma io terrei il guanto Hayabusa, che non è male. To you! Ahia. Grazie Red Lion. Oh, e io di solito nel primo livello mi aumento sempre solo la forza bruta. Così faccio più danno. Allora, questi rispondiamo così. Toh. Allora, cosa ci manca? Dobbiamo andare giù perché andiamo nelle fogne poi, perché io voglio andare nelle fogne. Andiamo su, giusto per andare avanti, per vedere se c'è qualche pergamena. Non fai le speedrun per sbloccare le porte a tempo? No. Cioè, preferisco trovare tutto ciò che mi serve per andare avanti ben bene. Broad Monarch, grazie. 20, 28 mesi. Più che altro perché c'è le stanze del tempo, alla fine così danno cellule e denaro. Cioè, preferisco non perdermi niente di armi e quelle robe lì. A te sti cretini, rispondo tutti a pugnazzi. Pergamene, cellule, denaro. Anche le pergamene davano. Quindi adesso può lasciare anche. Magari. Questa mi piace. Questo qui, il pugnale dell'assassino. Una spada molto veloce che fa danni critici se si colpisce il nemico alle spalle. Ed è ottima nel nostro caso. E qui si va al centro di condannati che però non ci interessa a noi. Quindi andiamo. Cos'era quel simbolo lì? Mi è venuto il dubbio, andiamo a controllare. Ahia, i ginocci. Ah, vedi, quella roba lassù non l'avevo mica fatta. Andiamola a fare, Cribio. Magari c'è qualcosa di ficcante. C'è dell'uovo. Ah, ma sono uno stronzo. E una torcia, che non ci frega niente la torcia, quindi la ricicliamo e ci facciamo i soldini. Il sarcofago, esatto, usiamo proprio questo, siamo andati a riprendere.
Se sei incuriosito da Godzilla 2, se hai visto il primo, se ti è piaciuto o meno. Allora, il primo l'ho visto e mi era abbastanza piaciuto. Il 2 sono abbastanza curioso perché dal trailer sembra una figata incredibile. Cioè, sembra molto tamarro, però sembra figo. Cioè, c'è un botto di roba. Dal trailer si è visto che c'è un botto di roba, non può far cacare, dai. L'elite. Guarda quanto lo spacchiamo colpendolo alle spalle, l'abbiamo sfondato subito, cribbio. E ci dà questo che ci aumenta di 1 la brutalità e raccoglie ore cellule, quindi di passiva non è niente di che, però ci dà un più 1 al danno. E questo è il negozio di Tutankhamon, dove non compriamo niente perché non ce ne frega un fallo. Buonanotte, Delphi. Porca miseria, ho sfondato tutto. Andiamo a vedere di qua se c'è qualche cosa buona da prendere. Le cellule blu che vedete che mi piombano in chiulo ogni tanto sono delle cellule che droppano i nemici e servono per sbloccare oggetti per poi trovarli nel mondo. E adesso abbiamo finito il livello e vi faccio vedere. Quindi questo è il Pirla, il collezionista, che tra l'altro, vabbè, lasciamo perdere. E queste sono tutte le cose che posso sbloccare. Queste qui sono tutte le mutazioni, che sono delle passive che si possono attivare alla fine di ogni livello, che adesso non sblocchiamo. Qui andiamo per finire di sbloccare il giavellotto da guerra. Questo è il fabbro. E ci potenziamo il pugnale. 100% danni avvelenato. No, non mi piace. Mi piace questo. Ok. Possiamo cambiare gli effetti passivi dell'arma. Come secondario, con un'arma pesante, io tenevo sempre il raggio congelante. È uno dei più forti, secondo me. Te dici quello, il cono, quello che fa il cono. Anche io tenevo sempre quello. L'hanno un pochino nerfato, nel senso che non lo puoi spammare. C'ho 4 munizioni. Però non è male. Io, queste qui sono le mutazioni, se ne può prendere una ogni volta che si finisce un livello, per un massimo di 3. E io ho preso il Ridgar Anirus Maiox, che ti permette di evitare la morte una volta. E lo si può prendere solo nel primo livello, dopo te lo blocca. Andiamo giù. Da non t'azzardare. Qui siamo nelle fogne, che è un posto molto simpatico. Vedi, se vai nel veleno ti avveleni. Che l'hanno molto nerfato il veleno da una volta. Porca miseria, questo è proprio uno stronzo. Dopo le figure ho fatto. Lei. Però molto carinos. Sono come nemici gli zombie, questi qui normali, gli scorpioni che cicciano fuori sempre da sotto le chat. E ci sono i vermoni anche. Poi magari se muoio, anche se dubito perché sono fortissimo. Magari mettiamo la cellula del boss e aumentiamo la difficoltà. Ho detto comunque, tra un po' muoio da stronzo sicuro. Eccoli, questi sono i vermoni simpatici che esplodono con le uova. Anzi, se moriamo lo sapete cosa faccio? Cambiamo gioco se moriamo. Anche se, come dicevo, dubito, perché sono campione intercontinentale del seno. Jailmo! Grazie! Per la tua subscribes. Gentilissimo, 3 mesi. Ma guarda te, maleducati pezzi di merda.
e saltano indosso. Aia. Voi in chat cosa mi raccontate? Guarda Mark che avvia The Binding of Isaac, che imbarazzo. Gioca i giochi belli, for cortesy. Comunque mi si era spaccata la chat a quanto pare, perché ho rivisto adesso. Ti sei connesso? Benvenuto nella chat room. Aia. Vabbè, mi distraggo un attimo e faccio le figure del fallo. Dicevamo che mi sono perso un pezzo di chat a quanto pare. Qui c'è dell'altra lore, vedete, c'erano le candeline blu. Pila di cadaveri. Alcuni corpi infetti hanno contaminato gli scoli d'acqua e di conseguenza tutto l'impianto idrico cribio. Ma l'acqua era già contaminata quando si ammalò il primo abitante del villaggio? È nato prima l'uovo o la gallina? È simpatico il nostro morto. Stasera c'ha problemi la chat di Twitch, mi sa. I livelli funzionano come su Isaac, c'è il fine. Sì, questo qui è il secondo livello che facciamo, le fogne. Poi dipende, da ogni livello puoi andare. Ci sono dei bivi. Puoi andare in posti diversi. Un elitto. No, liberiamoci prima. Vabbè! Vieni giù. Ok, andiamo a CIS. No, le bombe. Sono una donna e mi hanno fatto mettere il vestito da guardiana del tempo, quindi purtroppo sì. Allora, è lo stesso identico amuleto, ma ci diminuisce del meno del 5% dei danni ricevuti, ma ci toglie un brutalità per metterci uno di salute. Quindi direi che non ci interessa, lo ricicliamo. Anche se non ho trovato pergamene ancora qui in sto livello. Oh, quanto lungo sto tunnelone. Corri. C'erano degli altri quanti Hayabusa, tra l'altro, li ho visti. Qui. Da. Che miseria. Qui c'è un problema di... no. Allora, porca miseria. Ma rotolare dalla parete è un po' complicanzio. Forse si può fare, che poi c'è l'oggetto sopra che non mi interessa neanche, però no. È alla cieca, porca miseria. E niente, lasciamolo lì, che tanto sono i guanti Hayabusa, che non ce ne facciamo niente. Abbiamo lo spadino del Fall Hall noi, quindi se ne sbattiamo le balle. Aia, ma scusa, è vaffanculo. Guarda te. Testa di fallo. Ah no, erano qui. E quindi che cacchio c'era di qua? Ah no, era... si scendeva da lì, da qui a destra si scendeva e si andava giù, quindi serve una fava. Siete da 5 o 6 anni ormai, non ho mai perso niente di vostro. E come molti altri mi avete aiutato con la vostra simpatia in momenti brutti, vi considero come una famiglia, vi voglio bene, grazie di tutto. Solo perché si era rotta la chat prima, hai fatto bene, grazie tantissimo a te di seguirci sempre, guarda. Grazie tantos. Non vale la pena perderci la testa per un pugno di quattrini, no.
si sa mai o no. Bisogna sempre dare il peso ai soldi, eh? Se non ne vale la pena, non ne vale la pena. Allora, noi stiamo andando un po' alla cieca senza guardare la mappa, perché ci ha lasciato dietro un pochino di mappe, cioè un pochino di vie. Però qui è chiuso. Qui si scende ma si salirà da di qua. Uno scrigno. Che schifezza. Andiamo dietro al nemico. Vabbè, prendiamolo, non le ho mai usate queste cose. Prima i soldi, ma c'hai ragione, scusa, ho detto una gran cazzata. Perdonatemi ogni tanto questo lapsus. Ehi, un coso da prendere, to! Oh. Così una pergamena che aumenta solo il viola o il verde, quindi aumentiamo in realtà il viola. Guarda che potenza che siamo. Dove vado? Ah no, no, il veleno. Arco da fanteria, questo da distanza ravvicinata fa il colpo critico, ma non ci interessa, quindi lo buttiamo via e basta. Rompiamo la fava a chi c'era. Buonasera, buonasera. Devo sempre di usarle in sto gioco le granate affini, sempre, anche io. Se non con i boss, per me restano inutilizzate, anche io. Poi ci muoio come uno stronzo, eh. Però tutti gli attivabili mi scordo sempre di averli. Adesso usiamo il verde che ci aumenta un bel po' di vita. E di qua andiamo. Questo cosa ci fa? Ci riporta su. Ci interessa. Notte, notte, a chi va? Ok, qua si va alle fogne antiche, che sarà la nostra direzione. Però dobbiamo prima finire di esplorare qui a destra. E quindi andiamo con le nostre grandi pere. Oh, vediamo, mi piacciono le trappole. Il soldo ce l'abbiamo, quindi possiamo prendere questa qui. La mettiamo al posto di sfasato. Sfasato! La modalità estrema non l'ho provata. Anche perché non ci sono arrivato ancora. Spada larga. Sì, quasi la spada larga, perché l'arco non lo stiamo usando. Metto la spada larga al posto di questo. Perché no? Ah, qui c'è la spadina che non me ne frega niente. E vedi, 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 vedi che c'erano le cose, vedi, vedi. Aumentiamo la brutalità, la brutal. Grazie miseria, vi spacco a merda con lo spadone. Aia. Lo spadone che mi pare che il terzo colpo lo fa sempre critico. Porca vacca. Lo spacco tutto con lo spadone. Sono ritornato di tutto indietro, quindi continuiamo di qua. E qua ci sono i bastioni. Mi sono come fava ci arrivo, scusate. Da qui. No, lì è dove è rotto. Ma quanto costa questo gioco? Sai che non lo so in realtà. Credo ci sia su Instant Gaming comunque.
Quindi in caso risparmieresti qualcosina. Frega niente. Andiamo alle fogne antiche. 25 euro su Steam, su Instant Gaming invece, che comunque li vale tutti 25 euro, è veramente molto bello. Cioè, sia per Steam sia per Switch. Ah, vedi. 15,90 euro su Instant Gaming. Beh. Non è poco, ma li vale tutti. Tutti, tutti. Giavellotto da guerra. Impala tutti i nemici che trova sulla propria strada. Se questi si trovano vicino a un muro, subiscono 103 danni aggiuntivi. Il giavellotto deve essere recuperato, altrimenti torna indietro domani dopo 15 secondi. Va bene. Ecco, questo non l'ho capito. Il tempo a disposizione di recu per recuperare la tua salute dopo un colpo viene moltiplicato per 2. Perché io posso recuperare la mia salute dopo un colpo? Perché rimane la barra gialla per un attimo. Ma come cazzo la recupero la salute? Perché non mi pare che se io continuo ad attaccare il nemico tipo mi ridà salute. Anche io ho pensato funzionasse tipo Bloodborne, ma... Non mi pare sia accaduto. La regolarizza forse quando te la tolgono. Kill, con le kill. E invece sì, se non ricevi danni e li fai tu, ti curi. Della barra gialla, prima che scompare. Perché non ci ho fatto caso, se sì è di veramente poco, credo. Intanto cosa ci sblocchiamo? Boh, buttiamole qui per adesso. Giavellotto da guerra, vediamo come funge. Ce ne frega niente però. Allora, tanto potenziamo lo spadone, non lo so, no, lo lasciamo così. Questo caos veramente sono sulle spalle, boh. Allora non so se fare concatenamento o rappresaglia. 181 DPS per 8 secondi e meno 60% di danni subiti per 3 secondi dopo aver ricevuto il colpo. Io non voglio ricevere i colpi, quindi andiamo di concatenamento. Buon salve a chi arrivo. Gastronomia, fidati Moro, più avanti serve tanto. Gastronomia è quella che non puoi più mangiare il cibo, ma ti aumenta la cura, cioè ti aumenta la salute un sacco, per caso? O la devo sbloccare? Bastardo il fungo. Ostia, che passaggio segreto che ho trovato a caso. Come? Beh, qua ci posso arrivare così. Quindi va bene. E basta questi croissant. Sapevo. Chi vuoi fregare? Catenamento l'ho già preso. Porca merda. Allora, volevo provare anche a fare il test per vedere se dopo che mi colpiscono. Forse un po' l'ho visto aumentare, anche se adesso era poco, quindi non sono riuscito a vedere una fava. Ok.
Alcune faccio prima di tirare le mazzate con lo spadone, in realtà. Visto che non ha un dietro e non posso fargli il critico. È vero che sono porca merda. È vero, un pochino di vita mi sa che l'ho ripresa. Allora, qui in questo livello si droppano queste chiavi, porca vacca che Dolores. Un attimo, allora. No, è che il cibo ti corre il 100% in più, la devi sbloccare. Ah, ok. Ah beh, è vero, perché poi più avanti con le cellule del boss non ti dà più le pozioni, praticamente. Non ti ricarichi più le pozioni, quindi ti curi solo col cibo. Porca vacca. Porca vacca. Ok. Aspetta. Apriamo lo scrigno prima. Ah, bellina questa. Però no. Meglio quella che abbiamo noi. Taci. Oh. Andate via, sangue su delle palle. No. È un macello, amici. Eccolo, qui c'è da fare la situazione di palle per un arco che non ci interessa, quindi non lo facciamo. Ribatejo! Come sono spagnoleggiante, eh? Si è rotta di nuovo la chat? Mi sparo nelle balle se si è di nuovo rotta la chat. Non c'è niente che ci interessa, ritorniamo indietro. Infatti si era spaccata di nuovo la chat, mi sembrava non scrivesse più una fava di nessuno. Facci di questi. Oh. Se ci siete, battete un colpo. O battete un polpo. Qui c'è la stanza della sfida. La chat mi odia, esatto. A me si muove ogni tanto e dopo riappare. Ti diamo il benvenuto della chatroom. Sì, sì, lo fa anche a me. Purtroppo. Takoyaki, Marco, non mi dire takoyaki, per favore. Soffro io ogni giorno. Tutto su brutalità del cacchio. Allora, questo è molto bello. Allora, c'è avvelenare i nemici che ti infliggono danni. Ottimo, meglio del nostro. E qui siamo di fronte una prova di abilità del fallo. Ma noi ce ne sbattiamo. Noi che danno prendiamo? Questo, che dolore. Allora, con la calma. Oh, così bisogna fare. Ma che maestri, siamo... come si dice? Aia, che dolore si dice. È terra de rose! Dai. Pask, questa donazza è perché è un uomo di parola, signor Morelli. Oggi ne ha parlato durante la live del gatto di Karim e stanotte l'ha portato clap clap per lei. Hai visto? Anche perché, non dico mica ragazzi, perché dovrei dire una cazzata dentro. Piuttosto faccio che non la dico, a che palle. Mi bevo un goccio. No, aia. Allora stronzi, cazzi, pezzi. Ho riperso tutta la vita che ho preso con la pozione. Sembrava una di quelle sezioni di platform che attivisco su Hollow Knight. Ah, guarda. Quanto ci ho patito con quelle sezioni di platform di Hollow Knight. Pezzi di merda. Spezza ossa e schiaccia qualsiasi nemico nella sua area d'effetto. Ma questa era una torretta. Davvero?
piace più questa, però. Infatti, 2000 spettatori donerà realmente ad ogni spettatore 300 euro, ma solo quando lo dico, però. Più un caffè e si raderà a zero, sì sì. Hollow Knight è un capolavoro veramente a capo del lavoro, Yusam. Ah, lì c'è uno scrigno. Uno scrigno maledictus era. Bastardo, tra l'altro è rosso. Questi scrigni qui, se io decido di aprirli, posso. Però... mi maledice, ossia devo uccidere tipo uccidi 10 nemici senza essere mai colpito, se prendi un colpo, un danno, qualsiasi, muori subito. Quindi me ne sbatto, non vado a rischiarmela così perché vedi già stavo prendendo danno ed era un problema. E c'è un funghetto, oh questo l'elite invece si può soffare. Squagliato a merda, l'ho squagliato. E ci dà una cosa che non ci interessa. Una sega, guarda, che schifo. Negoziante. Cosa mai potrebbe aver meglio delle nostre? Frusta di Valmont, che mi fa schifo. Perché è una frusta che praticamente il danno se lo vuoi fare devi colpire solo con la punta ed è lentissima. Lo stocco non mi garba. La lama ben bilanciata è carina, ma la nostra fa un critico ben più pesante, quindi ce ne sbattiamo la Wallora. Ho veramente massacrato quell'elite. Sì, esatto, Pasqua, credo che gli scrigni rossi siano più nemici da uccidere. Sto per fare una figura del pacco. Fammi curare prima di morire come un pezzente di merda. Ah, non so se scendere o se salire. Se scendere o se salire. Lo so che lo scrigno dà cose ottime. Dà sicuramente una pergamena. Però non mi va di rischiarmela. Non ho qui una pergamena. Porca miseria. Qui ci sarà un segretone. No, che schifo, gli shuriken Z mi fanno espletare. Quella roccia lì a forma di zoccolo di mu. Di mi. Oh, vedete, qui le chiavi, solo una ne ho trovata però. Devo andare a esplorare meglio. Che c'è anche una cosa che mi garba. Quindi dobbiamo andare a esplorare qui. Da quanto ho capito sarò un potenziale le statistiche del personaggio, giusto? Esatto. Praticamente quei tre numeri che vedi in basso a destra, rosso, viola e verde, sono il rosso per le armi che scalano sul rosso, il viola per le armi che scalano sul viola, di solito sarebbe la magia, e il verde per le armi che scalano sul verde, che sono solitamente gli scudi, e quindi per chi vuole andare più tank. Eccola la chiave. E aumentarle ti aumentano anche la vita. Ci ha dato una pergamena questo mostro qua. Uno deve essere Piero Angela per giocare a sto gioco, ma in realtà è più semplice di quel che sembra, perché adesso voi state vedendo una parte molto più avanzata del gioco, però all'inizio è tutto molto guidato, cioè all'inizio non avete niente di quello che state vedendo. Vedete, qui ti dice aumenta il 15% di danni con gli oggetti rossi, con gli oggetti viola, con gli oggetti verdi. Questo ti dà anche 10 PS, più 10% di PS perché sono già al 9. Questo 32, questo 41, quindi direi che posso fare anche questo per adesso. E vado a 2000 di salute. È solo un peccato per come si è integrata la modalità Twitch, che in realtà un pochino la capisco, perché in realtà non è neanche tanto cheatare, perché con la modalità Twitch è molto più difficile giocare, però vabbè.
Però più che altro perché modalità Twitch, voi dalla chat potete avvertirmi se c'è, se vedete un segreto e tutte queste cose qui, se potete avvertirmi di un sacco di cose. Anche se dall'altra parte potete decidere di mettermi dei malus e queste cose qua. Esatto, Yusa, dipende anche da quanto siete bastardi voi. Allora, qui a me mi garberebbe la frusta questa qui in realtà. E poi ci prendiamo le cellule, perché il denaro ce lo abbiamo. Le altre cose non ci interessano, perché quello lì è lo Spartan Kick, che è l'arma più terribile. Con il Captain Chill potete anche curarmi, certo, però... non è... cioè, è una cosa molto migliore il curarmi da solo, piuttosto che farmi curare da voi. Lo mettiamo al posto di questa. Sì, è vero, poi ci sono anche gli oggetti bianchi o dorati, anche quelli dorati sono oggetti bianchi che scalano sulla statistica più alta. Lo Spartan Kick è letteralmente il calcio che fa più danno se sbatti il nemico contro una parete. Ma che tranquillo ti pare, che il signor Moro è molto concentrato. Sono concentratissimo per davvero oggi. Anzi, scusatemi anche se sono troppo serio stasera, però... Denzel... sono un pro gamer. Per una volta che sono bravo in un gioco. Sporta cassinata! Cosa ho detto? Ad essere rotto sembrava piuttosto resistente. Tenere chiusa questa porta a tutti i costi. Se i ratti escono, spargeranno il malessere ovunque. I ratti sono sempre i primi sospetti in caso di infezione. Non so, a me i ratti sono sempre piaciuti. E non credo proprio che siano stati i ratti a fare quel buco. In effetti... cosa c'è? Prigioniero 236. Il corpo non sembra infetto. Ma come ha fatto questo prigioniero a finire qui? Un altro tentativo di fuga fallito. Cosa c'ha addosso? Un amuleto. Che non è male. Però teniamo il nostro. È per caso una citazione, prigioniero... cos'era? 236? Perché molte di queste cose qui sono citazioni ad altri giochi. C'è una citazione ad Hollow Knight, una citazione bellissima a Dark Souls. È pieno di citazioni questo gioco. Una citazione a Indiana Jones, mi pare, anche. Prisoner 709, no, non credo. Una citazione a Caparezza. Andiamo nella cripta intollerabile. Andiamo a combattere contro il congiuntivictus. Il congiuntivito. Allora, abbiamo 65 cellule. Astronomia. La riflessione del 100%, se ricicli riceverai 79 DPS per... quindi mi consigliate di prenderlo, che più avanti può essere utile, giustamente. Li attributiamo qua. Recupero, prendilo, è utile. C'è ragione che anche questo abbiamo detto che è un pochino utile, ma vabbè. Potenziamo questo, che ci può essere utile soprattutto in questa boss fight. Potenzierei anche questa. Siamo così per adesso. Quella porta che si sigilla quando entro in ste zone sono porte a tempo. Se vedete in basso a destra abbiamo il timer, siamo a 24 minuti e 46 secondi. Quella porta lì dovevo arrivare qui in 60 secondi tipo, non mi ricordo, però ci sono porte tipo da 2 minuti, da 16 minuti, cioè devi arrivare rushandotela. Ora dobbiamo scegliere la nostra terza e ultima mutazione. Recupera 1.1 persona DPS dopo aver parato un attacco, non ci interessa. Astronomia, recupera DPS quando un nemico muore, riduce il tuo livello di infezione quando uccidi un boss.
Non è niente recuperare quello lì. Vedi, PS50 per il cibo non ti guarisce più. Il contatore dell'infezione aumenta di più 6. Che è sto contatore dell'infezione? Questa qui è una roba nuova che ha messo da quando ho iniziato a giocare, che io non ho capito. Dove, che cazzo è l'incontatore dell'infezione? Me lo dicete per cortesi? Ah, uccidi 60 amici senza ricevere danni, è quella da 60. Ecco che cacchio è. Infatti non capivo perché non c'era scritto secondi. Ah, Yuzan, cos'è l'infezione? Non mi servono. Io metterei gli attacchi da missile rallentano i nemici per 0,7 secondi. Il malessere non potrà infettarti per un secondo. Io metterei questo. I vari avvelenamenti? Non credo. Yuzo, non c'era l'infezione quella volta lì, infatti. Andiamo contro il congiuntivito. Buonasera! Sì, tutto spaccato a merda. Allora, qui... Porca vacca. Allora, dammi le legnate, dammi. Qui con le trappole proprio quelle per orsi, si fa in un attimo. Noi li frustiamo. Ecco, i tentacoli sono andati. Fammi sempre del male. Ho poco raggio. Ritira fuori i tentaculos. Io questo boss, cioè mi tanco sempre un po' di danni perché di solito lo butto giù abbastanza facile. Sono poco rilassato, veramente. Oh, ho detto facciamo una live rilassata, vaffanculo, guarda. E vieni qua. Rompipalle, adesso fa la pioggia di squizzi. Beh, tiro sul cuore subito i tentacoli. Questo ricorda troppo un Metroid, beh, alla fine è comunque un Metroidvania questo gioco qua, quindi citazioni anche di quello ci saranno. Fortissima la mia balestra, ahia. L'abbiamo acciso senza neanche curarsi in mezza volta. Proprio un caccone. Ci ha dato un progetto nuovo nuovo. Questo tritiamo tutto. Sandali spartani. Allora, aspetta. Fucina avanzata 1. Progetto ottenuto, ottimo. Sandali li buttiamo via. Santuario assopito. Andiamo al cimitero. Allora, l'infezione credo sia un debuff che se raggiunge un tot inizia a fare danno finché muori o non finisci il livello. E lo prendi quando i boss o forse gli elite ti fanno danno. Ti dovrebbe comparire un teschio sopra la testa. Ah, che cazzo.
Rispetto a come era prima, hanno anche aumentato di molto gli HP. Ho fatto una rank e alla fine avevo 17.000 HP, sì, anche io. Dove prima arrivavo al massimo 7.000. Infatti viene provocato da alcuni nemici ed appare sotto forma di barra gialla sopra la vita. Ucciderti se supera un certo livello. Non so. Allora, abbiamo 20 cellule, le buttiamo tutto qua. Questo qui è la fucina leggendaria. Fucina minore non ci interessa una fava per adesso. Avanti dal collezioniere. Ma non è un progetto, quindi l'abbiamo proprio sbloccata la fucina migliorata. Magari non in questo livello. È stato uno con cibo o a 5 con le fiaschette. Oh, dove 10 il valore letale. Perché ogni tanto mi è capitato che uccidendo dei nemici usciva fuori sopra per 30 il teschio, ma quello lì credo siano 30 kill senza appunto prendere danno per fare le robe che dicevamo prima delle porte. Andiamo, ci sono sempre i segretelli. No, non ce ne sono qua. Pareva. Questa granata facciamo una fama, quindi la ricicliamo. Ok, quindi solo al castello ti danno infezione. Che stranezza. Questo è uno strumento. La frusta è bellissima comunque, perché qua ci serve la chiave, quindi non ora. La frusta è fica perché c'ha l'aimbot praticamente. Quindi è ottima per questi mob qua. Ok, qui c'è la porta con dietro lo scrigno, che probabilmente ci troveremo delle defecate dietro. Mandiamoci. Che belli nemici. Ma è tutto bello sto gioco, è veramente fatto bene. È un roguelike. Mi ha trovato la granata del cacchio dentro, che non mi piacciono le granate. Allora, qui c'è della lore. Aia, mi ha colpito. Allora, una tomba, cosa dice? Un mazzo di fiori appassiti sopra, posto sulla tomba. È una lettera, non mi importa se l'isola verrà ricoperta dall'oscurità, per me conta un'unica cosa. Voglio che il malessere mi ricongiunga a te. Affascinante. Stupido anche, oserei dire. Ok, qua c'è una roba. Oh, cosa sono questi? Stivali chiodati, leggendari tra l'altro, infatti sono in colore, quindi si applicano a livello più alto. In colore, se 50% di danni. Infligge un colpo critico se il calcio interrompe un attacco. Cacchio. Lancia una granata, le vittime bruciano. Amici. Non li ho mai. Allora. Proviamoli, tanto sono qui, abbiamo trovato anche quest'altra roba. Beh, questo lo posso riciclare. Al massimo la frusta andiamo a prenderla. Qui rimantiamo sempre la brutalità, quasi quasi. E che qui
Sarebbe stata utile però la frusta. Proviamolo però. Infatti anche io per quello, Justin. Adesso lo proviamo qui, dove prendiamo la chiave. Infatti qua più che altro anche per sti cacchio di insettoni. Non è male, però sono convinto che la frusta mi tornerà più utile. Ok, abbiamo preso la chiave degli inferi, però lì sopra c'è un segretino. Ma allora, lavare la frusta mi sembra comunque più comoda, eh sì. Anche comunque per il danno c'ho la spada. Aspetta, se non ci interessa. Anche se la spada non è quello che punto di portare al boss che andremo a fare. Che il boss che andremo a fare l'ho fatto ancora solo una volta, che è il nuovo boss del DLC. Quindi boh, adesso vediamo. Allora, qua mi serve un altro tipo di chiave. Mi sono infilzato come un pirla negli spinaci. E dove cacchio era? Torno indietro a piedo. Posso tirare le spade con la spada con le scarpe chiodate? No, non lo so, eh. Però no. Era qua sotto, eh. Che fanno tanto danno. È perché il boss che andremo a fare non ha un dietro, cioè non ha le spalle, quindi non gli posso fare il critico alle spalle. Ma in realtà non so neanche se gli faccio critico perché gli interrompo l'attacco, perché non so se si può interrompere l'attacco. Allora, intanto la frusta la vogliamo. Non ha il di dietro, no. No, amici. Li ho riciclati, non lo faccio. Speriamo di trovare qualcosa di meglio piuttosto. Andiamo avandis così. Vi spacco tutti! Puttana, puttana, puttana! Un macello di cazzi qua! Ma guarda quanto danno mi hanno fatto! C'era troppa gente, c'era! Ma io sono sopravvissuto! Si è rispaccata la chat intanto? No, fortunatamente no. Si poteva congelare? Conta come attacco interrotto? No, non credo. Parlo proprio di quelli giganti. Ho sbagliato tastissimo e me ne pentirò, infatti. Mi sono pentito. Ok. E ci aumentiamo la vita, ma con il viola. Ci aumentiamo la potenza delle torrette, che non è male. Siamo dei campioni, Ollie e Benji, campionissimi, titi titi titi. Mamma mia. Allora, tra l'altro qui sopra c'è questa fallo di chiave, che però per prenderla serve un'altra chiave da prendere un altro livello, quindi io non so come fallo fare.
chiave del giardiniere che si prende in un altro livello. Quindi niente. Rompi balle quello lì, fa diventare tutti invisibili. Non vedo una fava, poi di là c'è qualcosa, però aspetta. Andiamo a prendere il potenziamento, la pergamena. Buonanotte, buonanotte a chi va. Stavolta ci potenziamo con il verde e siamo già a 5000 HP. Un merchant, ma io voglio. Mi interessa niente. Mercante delle balle, voglio le armi, voglio. Voglio le armi, voglio. La signora mi tocca recuperare la di soldi gatto. Le vedo in pasta anche lei. Va bene, dai, se mi riguardi in pasta, va bene. Non mi offendo. Allora. Andiamo giù qui che c'è uno scrigno sicuro, 100%, porca puttana! È quello da Baluba, porca vacca, vedi che inculata. Perché in questo livello c'è una serie di tre scrigni maledetti che ti inculano poi, perché arrivi agli scrigni che non ci sono più nemici. E quindi poi devi farti il prossimo livello con gli scrigni maledetti. Vedi? Bastardi sono qui. Ma che sì, uomo. È essere coglioni quello. Devi rubare le chiavi del giardiniere lì dei Simpson comunque, ho detto adesso. Anche se qui li facevo 10 nemici, probabilmente, però la caga adesso, arrivato a sto punto, poi muoio con un colpo da stronzi. Vedi? Morto. Anche perché tocca vedere se le moschine, quelle lì evocate, contano come nemico, perché probabilmente no. Chi è? Il mio ventilatore, ma che piacere, ma grazie, incredibile. Oh, sepolcro dimenticato, dove tutto è buio, tutto una merda. Non abbiamo finito di esplorare il palazzo. Andiamo a vedere ben bene le cose. Sono il cattivo di Toy Story 2, sai che non mi ricordo di cazzo che sono il cattivo di Toy Story 2. Non mi ricordo Toy Story 2. Vedi, quando ci parliamo è una percamenas. Poi il danno che ce lo aumenta a noi. Dobbiamo squagliare tutti a botte a legne, fortissimo. Porca miseria! Infatti anche perché dovevamo andare di qua. Va bene. Se mai capita una disgrazia. Ok, e andiamo nella caverna. L'imperatore Zurg era nel 2. No, era nel primo l'imperatore Zurg. Pareva che Zurg fosse nel primo. Immondizia, però è un po' sistemato qui. La macina? No, eh. Un game design approssimativo. Allora, vediamo di fare qualche modifica. 15% di danni. E gli azzardano qua mi piace. Era nel 2 Zurg? E nel primo. Che cacchio era nel primo? Scusate.
Era Sid. Ora non mi ricordo quello del primo. Comunque, vediamo. Colpi critici più 20% di danni, scocca una freccia verso l'alto. Ci garba così. Nel primo c'è Zoro. E decidetevi, insomma. Vabbè, andiamo giù. Prima c'era il teppista con la maglia col teschio. Porca paletta. Allora, queste sono le caverne. Bisogna stare attenzione perché è un attimo che ti inchiulano. Vedi, ci sono questi qui volano, ti spaccano la faccia, rompono il chiulo. Sono questi qui che sono grossi, adesso li uccidiamo così perché non l'ho mai usato, però si può fare così. Steps, che ridere, Cribio! E dietro non gli posso fare una fava tra l'altro a questo, quindi bisogna aspettare che si ricarica il cellulone e scioppa, vedi? Facile. E non t'azzardare, porca miseria, con ste palle di cacca. Sparapalle. Potenza fotonica. Porca miseria, no, c'è quello che mi inchiula da dietro. Da rompere le palle. Cappellino, ma non sapeva fare la trottola, quindi lo chiameremo Gigi poco trottola. Allora, sotto lì c'è ancora quello grosso, ma mi pare non ci fosse niente, nel dubbio andiamo a vedere. Quindi lo lasciamo nel suo antro brutto. Ah, quelli che lancia le magie, Zurg bianco. Un pochito. Ah, qua c'è della lore. Della lore. Oh. Vediamo, vediamo. Il grimorio, appunti di ricerca. Sono certo che quei cristalli possa. Con quei cristalli possiamo farci molto più che venderli e basta. Per ora, se li uso sui cadaveri non succede niente. Ma devo continuare a provare. Questo alchimista. È un folle o un genio? Mi fotto i soldi io. Sono le due per tutti, certo Gianmarco, infatti sono comprensivo. Metanfetamina? Eh no, sono rosa. Porca miseria, il tacchino. È duro quello. Dobbiamo andare anche a sinistra, non lo sappiamo. Aspetta che passiamo troppo distanti, fammi andare giù a esplorare prima di qua, qui mi sa che non c'era. No, c'era qualcosa, attenzione. Esploriamo per bene. Mi diedero due saccagnate sui denti perché c'è il piccione lì con la faccia da pirla, che non è semplice. Vedi che qua c'era le cose ficcanti. Affangulo. Di qua non si va da nessuna parte.
tranquillo, so che attraversi le pareti, bastardo, che non lo conosco. Avanti un sacco di qua, non è che di là c'era chiuso. C'era un segreto, me l'ha mostrato. Infatti, allora torniamo da quest'altra parte. Non so mica, ma lei è il mio preferito. Ma teniamo questa confessione nella penombra di questa scappatella notturna. Va bene, lo tengo per me allora. Scappa, fuie! Questo mi spacca. Non c'era niente alla fine. Era un vicolo cieco. Quindi torniamo di qua. La frusta è magica, sì. Contro i mammut usa le torrette, ma uso la cellula, zatanto. Cretino alle spalle, sbranato! Ma bastardo. Sono stato un ninja qua. Ninja Gaiden. Eh no, dai, c'è un altro che vende solo le ciappole. E dammi le cose vere. Quanto costano? Poi siamo impazziti. Ladro. Posso pagare 15.000 per aggiornare, ma poi non c'è una lira per comprarle, quindi baffanculo. A Bella Danger? È una pornostar, per caso? Sono la tua pornostar? Non sono mica una pornostar io. Qua c'è sicuramente un grande segreto. Non mi interessa, l'abbiamo buttata giù nella lava. Ma che tristezza di peccato. Allora qui ci vuole dell'attenzione, perché c'è Zurg qua. L'abbiamo sfondato a merda. Embe? Non si frega una fava, perché tanto noi l'oggettino lì sotto l'abbiamo già preso. E rompiamo il trullone. Tiè! Dacci Ninja Gaiden, non ho mai giocato in realtà Ninja Gaiden. Vi sto deludendo questa sera, eh? Mi stanno piacendo le mie confessioni del fallo. Miseria. Come mi sono ravanato addosso le cose. Mamma mia, però come sdrumo male, eh? Di fianco non credo ci sia niente. Quello lì, tra l'altro dabba quello lì. Mi sono accorto solo ora che è un nemico che dabba. Vabbè. Allora, ho fatto un po' di backtracking perché volevo vedere se mi ero lasciato dietro qualcosa, ma ho fatto un'esplorazione impeccabile. Quindi sono fiero di me stesso. Continuiamo verso l'alto. Anche se con quest'arma il boss non so quanto riusciremo a farlo. Qui mi porta molto su, vero? E qui non c'è qualcosa che mi porta molto giù, forse sì. C'è qualcosa che mi porta molto a sinistra. Un nemico dabbante, avete visto? Ho preso il piccione, porca miseria.
Beh, sì. Che mi sono fatto sgamare. Vabbè, da quello stronzo. Vabbè, dato quel Windows Phone regalato da mia mamma 4 anni fa. Ma che come mi dispiace, Busdo, guarda. Sono veramente dispiaciuto. Sono serio, eh. Posso ritenermi appartenente all'epoca moderna. Guarda. Sono veramente contento. Io sono contro questi bullismi della società, questi Windows Phone. Basta. Ah, che figura di merda, mi sono buttato dentro la lava. Come procede? Molto bene, stiamo facendo una run molto potente. E quindi procede molto bene, molto rilassantemente seria, possiamo dire, possiamo dirlo. Mi state rilassando. Possiamo ritornare all'esplorazione di sopra. Beh, chi è che non odia Windows Phone, poverino? Chi ha un Windows Phone purtroppo è perché gliel'hanno regalato male. Qua c'è un segretiello. Un segretiello dal quale poi si rimane inchiulati, quindi non ci andiamo. Perché l'altro giorno mi sono accaccato addosso per andarci. Quindi direi, prima di andare in quella porta lì, di finire di esplorare dall'altra parte. Ma che schifo, Gianmarco, pulisciti. Che campioni qua. Sono gantissimo. Guardate te, quante robe abbiamo trovato. Porca miseria. Pensa se non esploravamo bene. Cazzi, siamo fortissimi. Siamo 15 di attacco, non è male. Abbiamo 10.000 di vita. E un croissant. E preferirei avere un'arma con un output di danno migliore fuori dal critico. Tu mi vendi la baguette? Io non la voglio la baguette, for cortesi, dai. Ce ne faccio della baguette, però teletrasportiamoci a questo punto. Sta durando totalmente più di quanto mi aspettassi dopo certe legnate sui denti ricevute di qua e di là. Ma che dici, dai. Dai, stai a te. Allora, andiamo più a mano, perché forse non ho esplorato per bene le situazioni. Andiamo a vedere di qua. Non mi pare ci sia più niente di esplorabile. No. Quindi ce ne torniamo giù di sotto e dobbiamo andare a sinistra. E poi dopo di questo c'è il boss contro il quale moriremo. Siete contenti? Non lo so, con Marco una live notturna, non lo so, perché se parla di notte gli sparano nelle tibie. Porca miseria, porca miseria, oh. Allora, un altro potenziamento, molto bene. Però per l'epoca ha retto molto bene il confronto con i giochi 360 sotto molti aspetti. Quale gioco?
Mi son perso qualcosa? Oppure ho detto qualche gioco io? Forse mi sono perso qualcosa. Quasi 1200. Grandissimi questi danni che facciamo, mi piacciono molto. E allora torna di qua, forcosimi. Oh, c'eravamo un po' incastrati. Ah, Ninja Gaiden, ok. Se non me l'ho perso, non ti so dire. Anche qui possiamo dire di aver finito l'exploration, no? Sopra c'è un qualche cosa. Che è uno scrigno, un'arma incredibile, ma la frusta di cazzo, amici. Fa schifo, fa, è una merda. Cioè, se colpisco con la punta faccio danno, ma le mie palle fanno danno. E baffanculo. Qua ci sarà il teletrasporto. E abbiamo finito. A meno che non ci sia qualcosa qui sopra, ma non credo. Valmon non era quello di Castlevania? Può essere. Anche perché adesso vi farò vedere una cosa. Allora, aspetta, c'è anche un negoziante qui. Oh, magari troviamo la nostra arma definitiva qua. Cosa ci offre? Ci offre un'altra arma come la nostra. Questa infligge un colpo critico quando hai meno del 50% di salute. E fa già molto danno di base. Sono della From Software chiamato Ninja Blade. Qualcuno di voi l'ha giocato? Ostia, non era. Non si chiamava Ninja Blade. Non mi ricordo però come si chiamava. Cosa faccio, amici? La prendo? Era Belmont quello di coso. Mi sa che la prendo questa, Cribio. Fa più danno. Dai, fanchiulo. Poi la dovremmo anche riuscire a potenziare. È che mi toglie uno di brutalità, però. Dai, non è male. Ricicliamo qui. Abbiamo speso veramente tanto soldo, non so se abbiamo soldi per potenziare, porca miseria però. Vabbè che è già più potente, però. Andiamo allora. Qua. Rifugio del guardiano. Andiamo allora. A te ti do qualche soldo. Ma qui non è che c'è tanta roba che mi serve. Servono molti soldi. Potevo potenziarla ancora di più. Ok, sì, è una cheat, dicevo infatti, che
si può scegliere nelle opzioni c'è la dieta. E la dieta la si può mettere carnivora, ossia che il cibo in giro la trovi carne di qualche tipo, castelvanesca, che trovi le robe che si trovano su Castelvania, vegetariana, che si trova verdura, fruttariana, si trova frutta, mostruosa, si trovano parti di mostro, tipo viscere, budella, robe così, e baguette, che è quella che ho io, dove si trovano croissant, baguette e cose del genere. Ed è molto divertente, quindi ho messo baguette. Dicevamo, cosparge il nemico di olio infiammabile, 30% di danni un nemico che sta bruciando, le vite mettono un nube tosse quando muoiono, scocca una freccia verso l'alto. Potremmo cambiarli i parametri, i modificatori. Questi qui invece vanno bene. 175 congelati, 60% ai sanguinanti. Questi mettono sanguinamento? No. I colpi attraversano il primo bersaglio? No. Anche io ho fame un pochino. Un bersaglio rallentato, lancia una granata. Non possiamo più farlo, quindi ci teniamo per forza di cose questi, che non so male se solo avessi qualcosa che congelasse. Ma vabbè. Ci ricarichiamo la vita e andiamo contro il boss, che ci farà il culo perché ha tanta vita, tanta, ne ha tantissima, ne ha, porca miseria quanta ne ha. Ne ha un botto, un macello ne ha. Buonasera. Un altro pugno. Oh, Mosalve gigante. Anche tu qui, sì. Il malessere ti ha cambiato le pere adesso. Mai frizzino. O forse sì, è abbastanza. Non ci è rimasto nemmeno un briciolo di speranza. Mori! Che miseria. Perché un macello anche da schivare non ci si capisce una fava. Fanculo. Questa cosa qui la fa quando carica il pugno. Mi sto togliendo un botto però, fammi bere. Fammi bere. Ah. Miseria. E se sto con la vita sotto il cazzo di... È solo che mi toglie veramente tanto. Adesso passa alla fase 7. I pugni nel culo. Sono morto ma sono vivo perché ho la cosa lì. Fammi curare, va là. Sono concentratissimo, amici, ma non abbastanza. Purtroppo c'ho anche sonno. Aspetta. Gli ho tolto un sacco, gli ho tolto. Chi è Giucciu? Ma grazie! Porca merda.
devi. Dai. Porca miseria. Ce l'ho fatta, amici. Ah, c'ho il culo così. Cioè, non ci passa niente, non ci passa. È strettissimo il mio culo. Non cacherò più per un mese, amici. Che fatica. Adesso mi tiro un pugno e mi ammazza e finisce. Cosa mi ha portato a fare tutta questa distruzione? C'ho il culo bucato. Sono anche riuscito a distruggere il mio corpo. Eh sì. Come mio re? Sono io? Si inchina a me? Ah no. Dice, mio re, non posso. Dice, ma stronzo! Deficiente con la D maiuscola, come? Ma non me lo aspettavo, mi ha fatto il dito medione. Amici? Mi ha fatto un dito medio grandissimo. Ma scusate, si può fare in un videogioco? Eh? È stato scortese. Però ho trovato l'ammazza giganti. Baffanculo. Andiamo a castello picco alto. Cazzo picco, alto picco. Mortacci sua. Mi ha dato. Non mi ha dato una fava, non mi ha dato. Non mi ha dato niente. Allora, ammazza giganti. Preso un colpo critico se il bersaglio è un nemico elite o un boss. Ficcante. Perché in teoria se lo si batte è a difficoltà più alta, ti dà roba però. Che ansia però. Se può fare una roba del genere. Questo qui dovrebbe essere l'ultimo stages. Quindi andiamo. Andiamo senza fare le cazzate. Quanto ho fatto una cazzata, vabbè. Ok. Con un bel dito medio. Qui dovrebbe essere anche lo stage tra i più lunghi. Ok, qua c'è il mid boss da battere per prendere la chiave. Qua si va giù, no, qui è finito. Ah, che io, amici, c'ho ancora il un po' di fiatone, un po' di cacarellone da prima, eh. Non dobbiamo dato respiro neanche a questo, molto bene. No, no, quello dietro che fa zigulin zigulin. Ma guarda che rondellatore che sei, ma si può? Cheater, attacco tornado. È la melma coi palloncini perché quando non ci arriva a andare a attaccarsi sopra rimane con i palloncini. A che ora finisce la live di solito? Ma di solito finisce quando c'ho voglia. Finiamo questa run e finisce.
comunque. Allora. No, è un altro fanculo. Però ci ha droppato un cazzillo e noi ci aumentiamo sempre il danno. Un croissant, che buono, mangiamocelo. Allora, vediamo dove siamo. Qua ci ricongiungiamo. Sono sempre le solite ciappole, ma noi non abbiamo una lira. E se le lire le troviamo, le teniamo per dopo. Questo ci piace invece. Con una cosa che non ce ne sbatte proprio ma niente. O... anche se... torniamo all'inizio. Vedi. Una lama ben bilanciata. Questa ce la infiliamo nel deretano. Ah, che male. Però non potevamo fare altrimenti. E lì ci siamo persi con qualcosa. Quindi torniamo indietro qua. Cretino, scemo. Scemo, cretino, voglio. E c'è un boomerang, che anche questo ci ha preso il comando dell'altro, ma tanto ce lo saremo infilati bellamente nel deretano. Settimana prossima cosa porterai? Hai qualche idea o si rifarà Dezel? No, speravo di portare altro settimana prossima, in realtà. Dezel l'abbiamo preso questa settimana perché non c'avevo un'idea di cosa portare. Però avevo una mezza idea di fare... come cacchio si chiama? Until Dawn. Su, che c'è col PlayStation Now. Ma quanta gente c'è qui sopra? Ma siamo impazziti? No, facciamo così. Ok, quello è morto. E allora baffanculo. Rompimi la fava. Uccidiamo così come un pezzo di sterco. Oh, non ci rompe più la gran favazza. Ma voi come canale servono più le view in pasta su Twitch o su YouTube? È uguale. Non ti far problemi a guardarla dove ti è più comoda. Ed è rimasto solo il pezzo intero. È interessante Until Dawn. Non l'ho mai giocato, cioè l'ho solo guardicchiato ogni tanto così. E... non so, probabilmente ci rideremo su un po'. Sono sotto il 50% di vita, adesso sono tutti critici, sciotto tutti, cazzo sei sciotto tutti. Guarda, frega niente, prendo danno, me ne sbatto, guarda questo qui lo sciotto subito. Cretino, pezzente, fortissimo. Mamma mia. Meno vita ho, più forte sono. Cazzo. Eh sì, c'è anche Rami Malek su Until Dawn. Sì, con lo scopo di uccidere tutti perché si staranno tutti sulle balle, probabilmente. Non volevo fare questa cosa. Volevo fare questa cosa. In realtà volevo tornare da quella parte là, quindi...
Prendiamo questo teletrasporco. Andiamo qua sopra. Allora, dobbiamo andare di qua e ci manca solo l'ultima chiave. Porca miseria. Tanto facciamo questa cosa qua, va là. Però una curettina ce la tiriamo adesso, va là. Ok, la porta rossa è quella che ci manca e poi di qua. Di qua ci sono le chiavi che non abbiamo, perché si prendeva negli altri livelli. Ma qui forse c'è un'arma nuova solo per noi. Non mi garbano. Ci teniamo i soldi così potenziamo quella che abbiamo piuttosto. A parte Shadow Tactics. Cosa cacchio è Shadow Tactics? Che non mi è nuovo. Stavo ripensando anche appunto di riportare un pochino The Sims nel live notturno. Cosa ne pensate? È che The Sims mi capita spesso di aver voglia, poi rompermi un attimo le balle. Ho un rapporto un po' complicato con The Sims. Non so. Poi scusa, con la scossa quanti critichi faccio? Va bene, e abbiamo tutte e tre le chiavi. Questa qui era una trappolozza bella grossa, eh. Ci potevano inculettare lì. Era un attimo che ci facevano la morsa del canghiuro. Ve lo dico io. Air Defense 4 non lo portate più. Mi piace vedere Marco Bullo contro i palazzi. In realtà dovremmo. Abbiamo preso un pochino una pausa perché stavo un po' calando. Però potremmo pensare di riportarlo. Ma che cacchio, cosa danno dal fallo di sotto lì. Allora, qui abbiamo un tragitto un pochino spezzettato. Andiamo prima da sotto di qua. Ma ebbene, così non può piacere a tutti naturalmente. Qui c'è della lore, attenzione, un dipinto. Oh, la caccia era un passatempo, uno dei passatempi preferiti del re. Un dipinto di un cervo nella dimostrazione. Che faccia c'ha il cervo, tra l'altro? Scusate, è orrendo. Eh sì, fa cagare. Un messaggio, una lettera di un soldato. Molte persone spariscono vicino al villaggio. Qualcuno sa cosa sta succedendo? Ma chi lo sa, non lo so. Forse qualcosa. Lo può sapere. Ok, salvo il trono. E di qua invece ci sono delle belle cosine. Olio infiammabile, i colpi no, però ci toglie un potenziamento, quindi non mi garba. Ma sì, pensiamoci la brutalità. E andiamo verso il boss finale.
Allora, ci abbiamo 58 cellule, quindi finiamo il recupero. E buttiamoli sull'ammazza draghi a sto punto. Quelli che ci abbiamo. Poi potenziamo questa, che diventa molto forte. E ci dà anche un più uno a brutalità. Non ci abbiamo più una lira per fare un fallo, quindi direi che siamo a posto e pronti per andare al boss finale. No, più chiudo che chiudo ci farà. Questo qui lo sdrumiamo a merda, sto boss qui. Era più difficile quello di prima. Tanto abbiamo lo stesso completo. Grazie, Fegbeco! Grazie! Della resub. Bestia, bestia. Che merda, quanti danni ho preso. Okay. Allora, la mia concentrazione mi ci vuole lì stesso, perché sennò faccio le gran figure barbine. Anche se sto cercando di andare comunque sotto il 50% di vita senza esagerare. Ok. Adesso te lo faccio il male, eh? Schifoso, ti sto sdrumando. Mamma mia. Ti sdrumo a merda. L'ho ucciso. Dammi tutto, dammi tutto. Non mi ha droppato una fava di niente però. Qui una volta c'era il trono del re. E qui, quando questa porta qui, se vedete ci sono 5 pallini, quando si batte un boss finale per ogni... Io quando l'ho battuto la prima volta, questo qui, mi ha dato una cellula di boss, che è quella che mi fa aumentare la difficoltà. Quando si fa il gioco con 5 cellule di boss, si può aprire questa porta qui dove c'è il vero boss finale. Per adesso non lo possiamo fare. Stanza sul retro. Prego, stanza sia stata aggiunta in seguito alla costruzione del castello. Sì. E quindi adesso per finire bisogna fare di questo qui. Si abbandona il corpo e si fa ciucciare da questo. E abbiamo finito il gioco, bro. Era il boss finale dei poveri, sì. E quindi si ritorna all'inizio adesso. Vedete, plof. Voilà. Siamo ritornati qui. E me ne mancano 4 di cellule, ce n'ho ancora solo una. Con la difficoltà aumentata che si seleziona qui, vedete? L'ho fatto solo ancora solo una volta. Boh, amici, io direi che siamo a posto. Questa sera abbiamo finito il gioco, siamo ganzissimi, abbiamo sdrumato tutti, il boss dei giganti super nuovo, fatto i culi così abbiamo fatto, eh? Quindi fammi scappare dal gioco, fammi ritornare. Tutto. Facciamo un bel pisolo, eh? No?
Quindi io vi ringrazio ancora tantissimo per continuarmi a seguire nelle live notturne, che è sempre bello, c'è sempre questo clima più intimo, ed è proprio bello, mi piace un sacco e io vi ringrazierò per sempre. E poi vi riguardate il clip del dito medio gigante, chiaro. Ci vediamo domenica sera, allora noi. Passate un buon weekendes. Ciao belli.